lo food è un'associazione internazionale che si occupa di cibo, di ambiente, di tutela, valorizzazione e salvaguardia dei prodotti locali e della biodiversità. Oggi siamo qui in occasione della giornata internazionale delle api, in un mondo dove un po' tutti ci siamo dimenticati l'importanza della natura, un mondo che stiamo un po' contaminando in modo esagerato. Sarebbe importante ricominciare a pensare a un rapporto della natura più equo ed equilibrato. La natura è importante, la natura ci ha dato tutto, la natura ci ha insegnato tante cose derivano dalla natura e dalla biodiversità che la natura ci ha regalato. Le api fanno parte di questa importante biodiversità. Ci garantiscono un approvvigionamento di cibo e una sopravvivenza del pianeta che è importante per tutta l'umanità. Senza un'impollinazione entomofila noi non avremmo tanti frutti, tante piante non sarebbero in grado di riprodursi e perderemmo una buona fetta di possibilità alimentare che queste api ci donano. E dobbiamo dire che purtroppo in questi ultimi periodi le api stanno soffrendo e più che altro stanno soffrendo per i pesticidi che noi utilizziamo nelle attività agricole per produrre cibo. Un certo tipo di pesticidi che andrebbero probabilmente tolti dal commercio per evitare questa moria di api o questo indebolimento delle api che ci sta un po' tormentando in questi ultimi anni. Tutelare le api vuol dire tanto, vuol dire salvaguardare il futuro, salvaguardare la sopravvivenza del pianeta, perché con le api le piante si possono riprodurre, con le piante noi viviamo e se perdiamo le api e le piante penso che avremo grossi problemi futuri. Oggi è la giornata mondiale delle api, un elemento importantissimo nell'ecosistema. Purtroppo non è ben conosciuta l'importanza delle api che hanno nella continuità della biosfera, quindi l'importanza che hanno soprattutto nella riproduzione degli elementi vegetali. È importante questa giornata proprio perché deve ricordare a tutti quanti, sensibilizzare a tutti quanti del fatto che senza le api, come diceva Einstein, dopo 4 anni senza le api noi saremmo tutti morti. Quindi teniamo sempre in considerazione questo aspetto che l'importanza di ogni essere vivente ha nell'ecosistema è fondamentale. Approfitterei anche di questa giornata anche per ribadire l'attenzione all'ambiente che ha l'ente Parco del Ticino e anche la provincia di Pavia. Stiamo aggiornando in questi momenti un protocollo di intesa, di collaborazione tra le nostre guardie ecologiche volontarie e le guardie ecologiche volontarie della provincia di Pavia per migliorare ulteriormente gli aspetti di controllo e di educazione ambientale che sono fondamentali per mantenere questo bellissimo spazio che abbiamo attorno nei nostri territori. Io sono una guardia ecologica, faccio parte del gruppo guardie ecologiche volontarie della provincia di Pavia ed il nostro compito è quello di tutelare l'ambiente. Nella tutela dell'ambiente chiaramente è prevista anche la tutela delle api che svolgono un ruolo molto importante per la biodiversità. Quando un bambino ci chiede ma le api mi pizzicano sempre, no, però poi lui non sa che il miele non si compra solo al supermercato nei vasetti, è deprimente. Sarebbe utile far conoscere anche ai piccolini quello che li circonda, come si crea qualche cosa, come si crea il nostro cibo. Visto che le api ci aiutano a produrre circa il 70% di tutto quello che l'uomo mangia. Le GEV del Parco del Ticino svolgono un ruolo fondamentale per la tutela del territorio e della biodiversità. Il Parco del Ticino nasce 40 anni fa e qualche anno forse in più e il ruolo che svolgono lo svolgono su una superficie di 92.000 ettari, quindi non poca roba. Sono organizzati in gruppi, in squadre e appunto la funzione, oltre quella della preservazione della biodiversità, è anche controllo e monitoraggio del territorio, del fiume e del ruolo importante che hanno le acque del fiume Ticino. Siamo organizzati in 11 casermette e tutti i weekend puntualmente siamo sul territorio appunto per questo ruolo fondamentale e istituzionale. Sì, in effetti noi siamo le GEV che si trovano più a sud del Parco del Ticino, lavoriamo su 7 comuni, infatti proprio qua siamo
a pochi passi dalla confluenza del fiume Po e Ticino, e quindi a un chilometro a valle del Ponte della Becca si conclude il Parco del Ticino, ovvero i 110 chilometri dell'asta del fiume. In poche parole, come tutte le GEV del Parco del Ticino, noi svolgiamo più che altro un'attività di prevenzione e informazione, e quando capita purtroppo dobbiamo anche fare della repressione, proprio se dobbiamo farlo, ecco. Però i nostri due compiti sono quelli che ho citato prima: informazione, divulgazione e, ahimè, proprio se necessario, repressione, con un'attività sanzionatoria, che ovviamente non è l'attività principale, perché ci teniamo che la gente abbia sempre più consapevolezza degli ambiti dove vivono, e soprattutto dei pregi naturalistici e la conservazione della biodiversità. Siamo qua nel Parco del Ticino, comune di Travacosa-Sicomario, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, nata per proteggere questo insetto che è fondamentale sia per l'ecosistema sia per la nutrizione umana, che è costantemente minacciato da una serie di fattori. Qua in Italia soprattutto gli allevamenti da pesticidi e altre cose. L'ape è fondamentale perché il 70% del cibo, della frutta e della verdura che mangiamo, è impollinata dalle api e dagli altri insetti pronubi. Noi abbiamo diverse specie di fiori che senza le api, senza gli insetti pronubi, non ci sarebbero, non esisterebbero. Voi immaginatevi un mondo quasi completamente verde con solo dei fiori che non vengono toccati da nessun insetto, e in che mondo dovremmo lasciare alle nostre api. Quindi il mio è un appello, perché voglio che pensiate questa cosa qua, voglio che in occasione di questa giornata qua ognuno di noi cerchi di seminare o di piantare un fiore o una pianta che siano utili per le api. Cerchiamo di proteggere le api e tutto il nostro coso. Io è diversi anni che faccio questo lavoro qua, sono almeno 30 anni che faccio questo lavoro. È una passione, è anche un fattore economico, ma è soprattutto una grande passione, perché è bellissimo vedere le api volare, le api lavorare. Sono delle lavoratrici instancabili. E ho un grande rispetto per loro, veramente. Con la mia esperienza vedo che anche le api mi riconoscono la mia figura, e sanno che c'è sempre uno scambio di collaborazione, che può sembrare strano per una cosa con un insetto, ma invece è una cosa che veramente posso dirvi che è così, perché se loro mi pungono solo per una mia manovra errata o perché sto facendo troppo veloce il mio lavoro, perché sennò le api loro pensano solo a fare il loro lavoro. Quindi aiutateci veramente a proteggere questo insetto, che è fondamentale, è bellissimo. Le api veramente sono fondamentali per noi e per la natura. Oggi 20 maggio 2021 è una data significativa, per una nuova ripartenza per la società, che si riapre dopo ovviamente i momenti di chiusura dovuti alla pandemia. In questa giornata oggi noi diciamo festeggiamo la natura attraverso le api, che sono, come si è sempre detto, le sentinelle dell'ecosistema, coloro le quali riescono a dare un impulso e comunque riescono a dare un risultato rispetto a quanto ci sta accadendo attorno. Io devo dire grazie soprattutto a livello territoriale, agli uffici di provincia di Pavia del settore ambiente, la provincia di Pavia, al presidente Poma,
Ringrazio gli amici ormai del Parco del Ticino con i quali stiamo aprendo una nuova pagina di storia e di collaborazione circa la salvaguardia del territorio e quindi ovviamente in questa giornata ci mettiamo di fronte a una realtà che è quella della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema anche attraverso quelli che sono i loro abitanti. Oggi festeggiamo le api che sono una componente essenziale e faccio un piccolo appunto. Ringrazio tanti giovani, tanti agricoltori che in questo momento particolare, dove l'economia ha bisogno di un nuovo impulso, cimentano o comunque riversano la loro attenzione imprenditoriale, soprattutto per coltivare l'economia degli apicoltori. Gli apicoltori sono un settore che a volte è stato dimenticato, in questo momento anche e soprattutto, come dicevo prima, tanti giovani ci stanno investendo, ci credono, quindi vuol dire che la tendenza è quella di andare sempre più per la salvaguardia dell'ambiente. Io ringrazio tutti, ringrazio soprattutto coloro che hanno organizzato in provincia di Pavia questa giornata bellissima in questo scenario spettacolare che di Trovacosi Comario e quindi andiamo avanti, salvaguardiamo l'ambiente perché solo così possiamo scrivere e lasciare ai nostri figli un pezzo di storia migliore.